Dalla pagina Streghe Nere su Incantesimi, la leggenda della farfalla blu. C'era una volta una leggenda orientale che narra la vicenda di un uomo che molti anni fa rimase vedovo e lasciò il comando della casa alle sue due figlie mentre lui era fuori a lavoro. Le due ragazze erano molto curiose, intelligenti e sempre impazienti di imparare. Facevano molte cose e molte domande all'uomo che era rimasto vedovo. Lo facevano per soddisfare la loro fame di imprendimento, ma poche volte il loro papà poteva rispondere saggiamente. Notando l'inquietudine delle sue figlie, l'uomo decise di mandarle in vacanza presso un saggio che viveva sull'alto di una collina per convivere insieme ed imparare da lui. Il saggio si mostrò in grado di rispondere senza alcuna esitazione a qualsiasi quesito da parte delle due bambine. Un giorno però le due sorelle decisero di architettare un'astuta trappola per il saggio per poter misurare la sua saggezza. Una notte le due si misero a ideare un piano. Proporre al saggio una domanda al quale egli non fosse in grado di rispondere. Come possiamo ingannare il saggio? Quale domanda potremo fargli per coglierlo impreparato? Domandò la sorella minore. Aspettami qui e te lo dimostro subito, rispose la più grande. La sorella maggiore discese la collina e, passata un'ora, tornò con il grembiulino chiuso a mo' di sacco, nascondendo qualcosa. «Cos'hai lì?» chiese la sorella piccola. La sorella maggiore infilò una mano del grembiule e mostrò alla bambina una splendida farfalla blu. «Che meraviglia! Cosa hai intenzione di farne?» «Sarà questa l'arma che ci permetterà di ingannare il maestro con una domanda trabocchetto? Lo cercheremo e una volta trovato terrò la farfalla nascosta in una mano. Domanderò poi al saggio di dirmi se la farfalla che ho in mano sia viva o morta. Se egli mi dirà che è viva, stringerò forte la mano e la ucciderò. Se risponderà che è morta, la lascerò libera. Qualunque sia la sua risposta, sarà dunque sempre errata». Accogliendo la proposta della sorella maggiore, entrambe le bambine si misero alla ricerca del saggio. «Saggio», disse la più grande, «sapresti indicarci se la farfalla che ho tra le mani è viva o morta?» Al che il saggio, con un scalto sorriso, rispose: «Dipende da te. Essa è nelle tue mani». La leggenda della farfalla blu è una metafora che riflette il presente e il futuro delle nostre vite. Il nostro presente e il nostro futuro sono unicamente nelle nostre mani. Quando qualcosa va storto, non bisogna dare colpa a nessuno. Siamo sempre solo noi gli unici responsabili di ogni nostra perdita e ogni nostra conquista. La farfalla blu rappresenta la nostra vita. Sta a noi decidere cosa fare di essa. Tratto da La mente meravigliosa. Ciao mondo, volo in alto.